Ebbene sì, Pick Up finalmente è ritornato con la sua terza nuova storia. Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio tornano con la terza storia sul topo dedicata al personaggio di Disney Italia più amato di sempre. E dopo averci sorpreso con potere e potenza del duo appunto Artibani-Pastrovicchio, proseguendo poi con Gli argini del tempo composto dal duo Sisti-Sciarrone, ecco che ci viene presentata questa terza nuova storia dal titolo Il raggio nero. Che poi diciamocela tutta, io oltre alla bellissima storia che non vedo l'ora di leggere, sono anche euforico perché non vedo l'ora di montare questa auto-moto di pick-up. E quindi, munitomi di mezzi potentissimi e di tanta buona volontà, iniziamo a spacchettare questo nuovo albo di pick-up. Allora, qua bisogna procedere di finezza. Ecco per sé il topolino sì, si toglie subito. Sto pensando che queste storie andranno avanti a lungo perché sono troppo spiziose. Pick-up viene informato da custode della Camera Omega che ha ricevuto una richiesta d'aiuto da parte dell'ex unità di quella che un tempo era la Duclair Tower. Per andare a fondo della situazione, i due si recheranno nel pozzo della Duclair Tower e qui avranno modo di fare uno spiacevole incontro. Infatti, si imbatteranno in Sectron. Maronna mia, quanto è brutto! Questo evroniano geneticamente modificato è forse l'antagonista peggiore che poteva capitare a PK. Soprattutto perché Paperino ha da poco ripreso a rivestire i panni del paladino di Paperopoli. Quindi Sectron ingaggerà uno scontro con PK per riempirlo di mazzate. Mentre PK e il mostruoso evroniano se la danno di santa ragione, arrivano altri due guerrieri che affermano di essere i gargoyle della vecchia Duclair Tower. I due gargoyle, dopo aver spiegato a PK che la Terra è in grave pericolo, decidono di portarlo con sé, insieme a Sectron, nell'universo parallelo di Everett Ducklair. Guardate quanto è bello, va. Cioè, guardate qua, tieni pure lo scudo ex-Transformer. Quanto è figo. Comunque, mentre lo monto sul pick-up, vi ricordo di mettere un bel mi piace, di condividere il video, di iscrivervi al mio canale, il Buon Fabio. Ecco qua. No, sono troppo contento. Davvero 2,50 € spesi benissimo. Mica come quei coglioni che spendono 10 € per un pupazzetto di Holly e Benji. E niente, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video. Ciao ragazzi!